Buongiorno a tutti, sono Claudio Gallerani, direttore commerciale di Volvo Trucks Italia. Oggi siamo qui per un evento molto speciale, la presentazione della nostra nuova gamma, che vedremo insieme tra pochissimo. Venite con me. Allora, per cominciare, abbiamo qui oggi Giovanni Dattoli, amministratore delegato di Volvo Trucks Italia, con il quale vogliamo condividere qualche cosa su questi mesi che abbiamo passato fino ad oggi. Ma innanzitutto penso sia doveroso fermarsi e ringraziare tutti quelli che in questi mesi ci hanno permesso di vivere in una maniera il più normale possibile. E parlo della nostra rete autorizzata, le nostre concessionarie, le nostre officine e tutti i trasportatori che hanno, nonostante la pandemia che ci ha toccato in questi mesi, garantito la funzionalità e la normalità delle nostre vite. Ci abbiamo provato a marzo, adesso siamo di nuovo qua per riproporre, finalmente lanciare questa nostra nuova bellissima gamma, giusto Giovanni? Sì, a febbraio abbiamo lanciato lo slogan e tutti i video e messaggi ai nostri clienti, alla nostra rete, di quello che doveva essere il più grande lancio di sempre. L'abbiamo semplicemente spostato nel tempo e oggi siamo qui per riproporlo più forte di prima. Si tratta di una gamma completamente rinnovata, studiata e progettata per i nostri clienti. L'obiettivo è quello di essere i migliori partner dei nostri clienti e abbiamo lavorato sui nostri valori, quindi sulla qualità, sulla sicurezza, sull'ambiente. I veicoli sono stati progettati con la sicurezza al centro. Siamo riusciti ancora di più a migliorare quelli che erano i consumi che ottenevamo con il precedente veicolo e con una qualità sempre migliore, sempre più all'altezza delle aspettative dei nostri clienti. Perfetto, allora, il più grande lancio di tutti i tempi. Manca solo di andarli a vedere. Ed eccoci qui davanti all'FH, l'FH13, il nostro veicolo che da sempre è il più venduto e il più amato dai nostri clienti. E io sono qui con Claudio Sivilotti. Siamo vicini soprattutto all'FH, rinnovato completamente nella parte anteriore. Abbiamo rinnovato la griglia, la fanaleria, tutta la parte che riguarda l'aerodinamica del frontale. Questo vuol dire che abbiamo una migliore fluidità dell'aria attorno. L'abbiamo stimato attorno all'1%. E internamente che cosa succede di nuovo? Il nostro focus principale è stato l'autista, come farlo sentire a proprio agio al comando del suo veicolo, semplificando l'interfaccia delle informazioni che vengono dalla macchina verso di lui. Soprattutto c'è un display che è completamente digitale, non ci sono più strumenti analogici e l'autista se lo può configurare come preferisce, avendo le informazioni che preferisce avere sotto mano. Abbiamo anche un secondo display. Il secondo display serve per la parte di infotainment, che sta diventando sempre più importante, per la parte di navigazione, per la parte di gestione, anche in questo caso di interfaccia tra il veicolo e l'autista. Puoi controllare i consumi, i tempi di guida, puoi controllare anche la messaggistica con la base, puoi ricevere informazioni dalla base. Che cosa succede con il nostro nuovo FH quando parliamo dei nostri tre valori? L'FH nuovo ha risolto qualche problema di affidabilità di alcuni piccoli componenti. Esattamente come abbiamo migliorato rispetto all'ambiente, come? Abbassando ulteriormente i consumi. Per quanto riguarda la sicurezza, quello è un valore intoccabile per noi. Anche questo veicolo è stato crashato, come la nostra abitudine, per verificare che le modifiche fatte al frontale non avessero in qualche modo intaccato quello che è la sicurezza in caso di impatto frontale, la sicurezza verso l'autista. In più abbiamo fatto uno step ulteriore per la sicurezza attiva, introducendo la possibilità di collegare il veicolo a 6 telecamere. Praticamente nella tua posizione l'autista ti vede anche su un display. Queste telecamere possono essere combinate con 4 viste simultanee sul display che tu dicevi prima, quello secondario, ma posso anche, banalmente, se non ho questo display, posso vedere con una sola telecamera sul display centrale quando io sto facendo retromarcia. L'FH non è soltanto FH13, no. Adesso passiamo a vedere l'FH16. FH16, la stella delle stelle. La nostra ammiraglia. La nostra ammiraglia, la macchina più potente, più desiderata. E dall'esterno lo si vede.
con una griglia dedicata solo ed esclusivamente a lui, dei fanali solo suoi, poi una cosa che è solo sua sono gli interni. Una cosa che invece ha in comune con FH13 sono i fanali adattivi. Io posso viaggiare, per dire, tutto il giorno con gli abbaglianti accesi senza aver la paura di abbagliare mai nessuno che mi viene di fronte o che mi precede. Come fa? Con le telecamere individua quali sono gli oggetti che ha di fronte e va ad oscurare una sezione singola, a volte un LED singolo delle porzioni che ha, per evitare l'abbagliamento in quella direzione. Questo sia su FH13 che su FH16. E che altro possiamo dire di speciale su FH16? Beh, una cosa da dire sono sicuramente gli interni, dedicati, una colorazione dedicata, anche l'utilizzo di pelle che su FH13 invece è optional, qui è uno standard. Quindi il livello di fornitura, il livello di dotazione è un gradino più alto, come si conviene una miraglia. Quindi FH16, la stella delle stelle. Quando si dice il nostro più grande lancio di sempre, si intende che abbiamo rinnovato i nostri 4 modelli. E adesso vediamo FM e FMX. Cominciando dall'FM, dove la novità la si vede subito a prima vista. Perché? Si vede che la cabina è completamente diversa. Strizza l'occhio sicuramente di più al fratello maggiore FH, del quale prende in gran parte l'impostazione stilistica dei fanali, della griglia, della fascia, della parte superiore con il segno Globetrotter. Ecco, abbiamo una cabina Globetrotter che prende il posto della Globetrotter dell'XL di prima, collocandosi come volumetria a un livello intermedio. Malgrado questo è 14 cm di spazio in più sulla testa rispetto al Globetrotter attuale. E a livello di cubatura vuol dire un metro cubo di spazio in più da abitare. Lo spazio abitabile lo si percepisce immediatamente come superiore rispetto alla gamma attuale. La collocazione dei vani portaoggetti, la loro disposizione, il loro ingombro in cabina. Sulla cabina corta, che è disponibile anche per questa gamma FM per fare distribuzione, abbiamo 800 litri di spazio di volume interno in più. Quello che volevamo mantenere rispetto alla gamma attuale è la facilità di ingresso e uscita a 2 gradini. Questo fa sì che all'interno ci sia sempre il tunnel motore, ma la percezione è che sia meno invadente, meno invasivo rispetto all'attuale. E quello che sono i comandi, il cruscotto? Quelli li ha presi in prestito dall'FH, vale a dire la logica di funzionamento è esattamente la stessa. Quello che c'è di meno rispetto a FH è la disposizione, o diversa la disposizione, perché qui gli spazi da occupare sono diversi e dobbiamo creare maggior spazio vitale per l'autista. E senza sacrificare ovviamente la parte dedicata al riposo, anche quella è stata cambiata. Il letto è sovrazzato di 17 cm, c'è lo spazio per un gavone, per mettere le proprie cose, oppure per un frigorifero. Una cosa importantissima è che l'isolamento acustico di questa cabina è stato migliorato, ci sono 2 decibel di rumorosità in meno e questi 2 decibel fanno anche isolamento termico, quindi vuol dire che mi aspetto d'estate meno gradi all'interno, o d'inverno più gradi all'interno. E che cosa mi dici della visibilità? Quella era imprescindibile. Abbiamo copiato il profilo porta dell'FH, un profilo di successo perché ti permette di avere la linea, chiamiamola di cintura, cioè la linea dove si ferma il finestrino, molto basso, a favore della visibilità. Quindi quando io sono in città ho bisogno di vedere cosa c'è attorno a me. E che cosa mi sapresti dire dei consumi? Anche qui ci aspettiamo qualcosa di meglio, perché la cabina, malgrado sia più grande, ha un coefficiente aerodinamico decisamente migliore della precedente. La nostra stima è che i consumi vengano tagliati al 2,5%. A questo punto io direi che non ci resta che andare a vedere... Il grintoso. Il grintoso, dulcis in fundo, sì. Ultimo ma non per questo meno importante. Assolutamente. Andiamo. Io quando mi trovo davanti a questa macchina mi sento sempre piccolo. L'FMX è una macchina veramente eccezionale e che oggi è stata resa ancora più bella e funzionale. Io mi sento anche protetto perché questo paraurti, questa traversa, questi angolari trasmettono questo senso di protezione e di sicurezza alla macchina. Questa parte in acciaio, questa parte in ghisa danno una protezione a quelli che sono gli elementi più vulnerabili di qualsiasi veicolo, il radiatore e la coppa dell'olio. Quello che ci dicevano i clienti era mancava un po' di volume e gliel'abbiamo dato. Una cosa che abbiamo fatto sicuramente è di mantenere quello di buono che ci ha dato finora FMX, la parte meccanica, i primini,
piuttosto che il sollevamento dell'asse in tandem. Con le sospensioni pneumatiche, il fatto di poter alzare l'asse, di tenerlo sollevato quando non serve, è interessantissimo, sia dal punto di vista dei consumi che della manovrabilità. L'FMX è stato per noi, in questi ultimi anni, una macchina di crescente successo, da quando abbiamo introdotto proprio l'asse sollevabile e il primino. Perché il fatto di avere il primino ci permette di mettere in sicurezza la fase di spunto. Quindi posso allungare la coppia conica e allungando la coppia conica io riduco il regime di giri. Quindi nel transito in autostrada piuttosto che in strade normali io posso viaggiare un regime decisamente inferiore. Se avessi un rapporto molto corto girerei sempre alto, avrei sempre capacità di spunto ma penalizzerei drammaticamente i consumi. Che cosa mi dici degli interni rinnovati dell'FMX? Quello che serve a un veicolo da cava è che sia facilmente pulibile. Quindi abbiamo prestato massima attenzione al fatto che fossero facilmente pulibili. Il sedile lavabile piuttosto che le pareti lavabili sono sicuramente un must, un dovere per un veicolo da cava. E poi il cruscotto che è derivato da FM, quindi con una semplicità di lettura dei dati strepitosa. Una cosa importantissima che abbiamo fatto su FMX è la semplificazione e bloccaggio del differenziale. Non ci saranno più 3-4 tasti per inserire la trazione, bloccare la trazione, inserire la trazione posteriore. Ci sarà un deviatore. L'autista basta che guarda il cruscotto e sa già cosa sta facendo. Questo era un assaggio della nostra nuova gamma. Vi aspettiamo quindi sulle strade italiane e le nostre concessionarie per poterli finalmente toccare con mano.